Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pac-Man World Rec Pack. Dopo tantissimo tempo, però lo sapete, sono stato impegnato per la realizzazione della mia top 9. Quindi non ho potuto fare video di Pac-Man per, mi sa, qualche settimana, forse più di un mese in realtà. Ma adesso continuiamo con il secondo livello dello spazio, lontanissimo. Questo mi pare avesse un nome diverso su PS1, tipo incredibile, una roba simile. Vabbè, comunque non molto esplicativo come titolo. Ah, sta soundtrack la adoro. Questa è veramente, ti dà la sensazione di stare nello spazio. Una delle mie preferite. In realtà anche la soundtrack del prossimo livello sarà praticamente la stessa, però con qualche piccola differenza. E io qui ogni volta non riesco mai a capire se c'è una differenza con la soundtrack originale. Non lo capirò mai, purtroppo, cioè, mi dovete scusare. Oh, qui ci hanno messo queste visuali dall'alto. In originale era anche dall'alto, ma non completamente. Sì, diciamo che qui con le visuali stanno cercando di darci una mano per quanto possibile. Ah, lì c'è una medaglia slot. Sta piattaforma c'era? Che mi sembra che l'abbiano aggiunta proprio per metterci la medaglia. Io devo ricordarmi che posso fare questo in tutto ciò, però non lo faccio perché mi sembra troppo un aiuto. Il gioco già non è chissà quanto difficile, poi mi permetti anche di sbagliare i salti con questa tranquillità. Sì, devo contenermi dal non canticchiare questa soundtrack, troppo bella. I livelli spaziali così mi piacciono. Cioè, la giusta atmosfera, so che questa parola devo smettere di usarla, ne abuso fin troppo, soprattutto in altri contesti meno seri. Ma qui è giusto, invece, facendo un paragone con Crash 4, i livelli dell'orbita di Bermugola sono tra quelli che odio di più. Non mi piacciono per nulla. Qui c'è questa atmosfera sognante, cioè guardate che bello lì lo sfondo. E sarà a merito del remake, ma anche su PS1 vi assicuro che era così. Però veramente che bello lo sfondo, me ne sto accorgendo adesso. E un pochino calcolato male sto salto dalla rampa, oppure è un'impressione mia, ok. Qui, cavolo, ci sono andato a fare che non c'ho ancora il frutto. Attenzione ai meteoriti. Ah, questi che si possono... Che figura del cacchio. No, 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 no. Ok. È la prima volta che uso il super... Qua ci muoio. Ok. La prima volta che uso il super pack pallino era meglio su PS1. C'era proprio quella giravolta di Pac-Man e l'esplosione era molto più impressionante. Dai, non voglio morire proprio prima di entrare nel labirinto. Poi ci vado pure con un solo spicchio di vita, eh? Non è ottimale la cosa. Quindi potrei effettivamente morire per la prima volta in un labirinto. Vediamo un po'. Ops. Ok, no, mi sono impanicato un attimo. Temevo di non aver cominciato a registrare il video. Ma si è buggato che ora c'è questa musica qui, oppure era voluta la cosa? Ah, giusto, sono invincibile, devo ricordarmelo. Quando sono in versione potenziata. Perché qua i laser possono rompere veramente le scatole. Ok, non riuscirò mai a mangiarli tutti e quattro. Ne devo fare una ragione. No, non mi piace come lo sto affrontando sto labirinto. Sto lasciando troppi punti isolati in cui ci sono... Ecco, adesso vado un attimo a ripulire sta zona. Guarda che sono rimasti quei tre. No, 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 mi brucia il sederino. Dai, è quasi finito questo labirinto. Ok. Posso dirlo? Sono stato bravo, soprattutto alla fine. Bravo e fortunato, soprattutto perché lì, cioè, ho avvertito qualcosa nel di dietro e non è stato piacevole. Andiamo di qua. Allora, perché non ho ancora la M?
Comunque, prima vi stavo dicendo, qui ci dovrebbe essere il professore e c'è anche la chiave. Questo è un limone con il fiocco, non è la chiave. Ah, sta parte pure mi è sempre piaciuta, questa salita con l'elevatore, come si chiama qui. Ogni volta dovevamo entrare questi piccoli tunnel. No, 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 ok. Ok, c'era solo un culo qui dentro, perfetto. I laser mi rallenteranno non poco. La sfida qui era fare tutta questa salita a piedi, quindi soltanto con i salti. E su PS1 era possibile, se non mi sbaglio. Chissà se si può fare anche qui. Mamma mia, per quanto. Ah, però adesso ce l'ho tutta la salute, quindi posso rischiare un attimo di più. Oh, il fastidio che mi danno questi. Ma quanto tempo devo... Sono troppo veloci qui. Sto sbagliando qualcosa. Sto sprecando tutti i pack pallini. Ok. Beh, c'avevo qui la zona sicura. Allora, no, voglio vedere se... E dai. Io ci sono quasi, eh. Oh, allora si può fare. Siamo ancora là. Perché, dato che qui c'è il professore, avevo sempre l'impressione che questa fosse già la fine del livello, ma in realtà dobbiamo fare ancora un bel po' di cosine. A questo punto vado direttamente da qui. Ok, con un pochino di difficoltà in più, però si può fare lo stesso. Spero di non aver saltato nessuna sezione lì sotto. Ci sono pack pallini. Questo è per andare avanti, però prima dobbiamo liberare il professore. Dovrebbe esserci una chiave qui vicino, devi trovarla. Questo mi sa l'unico dialogo che abbiamo fatto con i personaggi nella gabbia. Forse con il cane, però non è che potesse dirci chissà cosa. Ok, qui devo dirlo, mi piaceva più come l'hanno reso in originale, questo cambio di telecamera, ovvero che si vedeva poco poco. È stata molto bella questa morte. Ah, meno male, mi ha salvato tutto. C'ho anche il limone. Vero che si vedeva poco poco il pulsante da lontano. Ok, qui, se permettete, faccio le cose in maniera un pochino più seria. Ok, dovrei essere entrato dappertutto. Uff, che ansia. E abbiamo liberato anche il professore. Grazie Pac-Man, ti aspetto più avanti. Lui intende proprio più avanti, ce lo vedremo dopo sto ponte qui. Ora bisogna prima di tutto prendere la mela. Mamma mia, che... Sti cosi mi hanno sempre messo una paura. Sono brutti. Però vabbè, non bisogna giudicare dalle apparenze le solite minchiate, no? E abbiamo anche la C. Questa zona qui mi sembrava tanto da fantasmini, però c'erano solo pack pallini e la lettera C. Vabbè, in realtà le lettere le abbiamo prese quasi tutte nello stesso punto, vi faccio notare. Quindi il livello non dura ancora a lungo. Lì ero indeciso se usare la carica oppure no. Ok, ora andiamo prima di qua. In realtà non serve, però sembrava brutto non usare quella piattaforma. Ci è stata concessa così gentilmente dal gioco. Ok, siamo nella zona finale adesso. Ok. Ora devo tornare indietro. Eh sì. Molto spesso bisogna fare queste manovre. Prendo la vita che ho perso prima come un cretino. Ok. Cosa mi dice che qui dura molto di più l'ologramma rispetto alla PS1? C'ho questo sentore. Oppure mi sto ricordando soltanto male. Dai, la frutta la voglio prendere, però che botta tremenda. Certo che prendere un meteorite in testa non deve essere piacevole. Devo cercare comunque di fare un bel po' di punti. Adesso voglio prendere la chiave segreta. Io non ho ancora visto qual è il requisito, ma credo che sia sempre 1 milione di punti e non avrebbe senso cambiarlo. Se non per rendere il gioco ancora più facile, quindi chissà. Abbiamo tutte le lettere.
Credo di aver preso anche tutte le medaglie slot, non lo so. Oh, questa zona finale. Qui ci sono i fantasmini, ora si espande. Ecco qui. No, che brutto modo per cominciare. Ah, giustamente. Siamo sempre più invincibili quando siamo sto potere, ok? E abbiamo completato. No, che fastidio, oh, che non ho completato invece l'uccisione dei fantasmini nello scorso livello. Quello mi ha dato veramente fastidio. Però devo cercare di superare queste mie ossessioni. Il livello è bello che è finito. Ah, qui ce l'hanno aggiunta più in là la piattaforma. Ma posso fare con un semplice pack pallino? Che cosa patetica da vedere. Oh, livello bonus era effettivamente complicato, quindi facciamo attenzione. Ok. Una carica di qua, una carica di là. E stavo per cadere giù, quindi smettiamola di fare queste robe pericolose, che non ce n'è bisogno. 40 secondi. Un'altra medaglia slot. Sono a 4. Quindi nel livello ne ho trovate 3. Solitamente è così. Io sono molto curioso per il boss del mondo dei clown, devo dire la verità. È quello che dai video sembra essere cambiato di più. Però vedremo anche il prossimo boss, che forse è il più bello di tutto il gioco, almeno su PS1, vedremo qui. Beh, solita questione delle slot. Oh, limone, limone, limone. Questo ho sbagliato, evidentemente. Frutto verde che non... Ah, il melone, cioè... Ma c'è scritto sotto, ma sono un cretino. Me ne accorgo soltanto adesso. No, povera arancia, che nemmeno la sto calcolando troppo. E l'ultimo è un omaggio della casa. Vai, passiamo al prossimo livello, che... forse non è così lungo. Però c'è quella scena iniziale che... Una delle cose che mi ricordo di più della mia infanzia e dei videogiochi, soprattutto. 292.000, siamo ancora lontanissimi dal punteggio richiesto. Fatemi spazio. Ok, carino come nome, devo ammetterlo. Ora vediamo, mi aspetto molto da questo livello, ve lo dico. Qui non c'è nulla, né chiavi, né... Amici da libero. Oh, non ho parlato con il professore, vabbè. Ok, già la parte iniziale con questo piccolo teletrasporto qui. Che forse è un pochino troppo... brillante come effetto, mettiamola così. No, no, mi acceca proprio. L'avrei preferito un pochino più sottile, devo dire la verità. Ok, sono riuscito a non morire qui. Che è un grosso traguardo. No, che bello che c'è il pianeta lì dietro. C'era anche nell'originale. Ovviamente molto più... Non è che qui in realtà sia così definito, eh. Ok, queste sfere, se non mi sbaglio... non l'hanno messo quell'effetto. Vero che... c'era una sorta di raggio che... andava... dove erano i piedi di Pac-Man, qui invece rimane tutto immobile. Peccato. Una medaglia slot. Ok, adesso arriviamo al mio uno dei miei punti preferiti di tutto il gioco. Solo che già non sento quel rumore. Ecco, la cosa mi fa un attimo storcere il naso, perché qui avvicinandoci a quella zona potevamo già sentire il rumore di tutti quei pezzi che si muovevano attorno al centro. Ok, prima di tutto, qua ho un pochino buggato da quel che ho capito, però facciamo finta che sia stato tutto voluto. Non c'è proprio il rumore, dai, che delusione. Ma cos'è il problema che hanno i remake con gli effetti sonori, anche nella Ancient Trilogy, spesso e volentieri? Sono così sottotono, che in realtà sarebbero la cosa più facile da riproporre, però vabbè. Cioè, andatevi a... Niente, questi tizi mi uccideranno sempre. In realtà sì, perché io non sono strategico. Qui c'ho
il buco che impedisce al tizio di venire da me e posso fare così. È fantastico tutto ciò. I modi in cui muoio sono sempre così teatrali, devo dire. Ah no, non compare più, giustamente. E qui non c'è più nulla. Dai, che delusione. Era fighissimo sentire il rumore di tutti i pezzi che si muovevano attorno al centro. Vabbè. Ora qui tra l'altro... non posso... Ecco, questo è un effetto indesiderato, devo dire. Qui era anche divertente cercare di non morire camminando su delle piattaforme così strette. Qua hanno proprio levato tutta la difficoltà. E va bene. Lo hanno fatto in tutto il gioco, non aveva senso fare diversamente proprio qui. No, ma hanno levato... Qui c'erano due pulsanti, bisognava farlo due volte, questo procedimento. Ragazzi, purtroppo devo dirlo, sono molto deluso da come hanno gestito questa parte. E vabbè. Anche il teletrasporto, no, non mi piace, c'è Pac-Man così immobile, tutto lo schermo che diventa bianco. No, 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 qui... Purtroppo devo dare un pollice in giù. Magari fatelo anche voi al video. Così, no? Per sport. Ora facciamo un attimo le persone se... Ma ci arriva di là, mi sembra un pochino troppo grande come buco. Vabbè, la raggio d'azione di quel colpo è comunque impressionante. Dai, bel colpo caricato bene. Però, cioè, quando sono vicino a lui... Non lo so, pare Bolt, velocissimo. Quando invece sto da un'altra parte si fa tutta la passeggiata tranquilla. Comunque sì, siamo già a Pac-M. Quindi non è molto grande come livello. In realtà siamo quasi vicini alla fine, se non mi sbaglio. Qua devo ricordarmi di... mannaggia sti tizi. Devo ricordarmi di tornare indietro. Ecco la campana. Io veramente ci sto pensando che solo in questo video mi sono accorto che lì esce il nome della frutta nella slot. Però dettagli, dettagli, dai. Andiamo avanti. Io ribadisco, lo sfondo è bellissimo, cioè, guardate i dettagli delle stelle, delle nubi. Cioè, non è un'immagine ferma, vedete che si muovono le stelle, molto carino come effetto. La nebulosa, no? Le nubi, dai, vabbè, mi avete capito. Ora, facciamo questa salita. No, prima devo andare di qua. Non so perché mi dà una certa soddisfazione aprire le casse con i pack pallini, nonostante sia uno spreco. Però è soddisfacente piuttosto che saltarci sopra. Tutti quanti sono capaci di saltarci sopra. Beh, tutti quanti sono anche capaci di premere cerchio per sparare un proiettile. Però almeno evito di farmi male al culetto. Ma a proposito di culetti, ecco, questa pesca l'hanno fatta troppo come un culo, cioè un pochino esagerato. Ora qui come dovevo... Non mi ricordo, non mi ricordavo che fosse così difficile entrare qui dentro. Devo aggrapparmi di qua e poi... perché non si aggrappa di lì? E dai? No, non si aggrappa. Adesso sì. Ho dovuto un attimo buggarmi su il rimbalzo. No, no, perché dai? Vabbè, effettivamente ora che ho la fibra non me ne frega più un cavolo di fare video di 30 minuti. Anzi, ora ve lo propongo. Preferite video che comunque non durano più di 25 minuti? Io di solito vorrei farli di 20 minuti, poi dipende dai livelli che affronto. Oppure preferireste che io iniziassi a fare video fissi di 30 minuti o più? Fatemi sapere, così almeno ci regoliamo. Per me sarebbe... No, dai, non voglio condizionarvi. Faccio scegliere a voi. Dato che a me non cambia molto, effettivamente. L'abbiamo completato anche qui. Ah, perché le hanno chiuse queste finestrelle? Era carino vedere
lo sfondo. Sì, se avete notato finora non mi sta piacendo granché come hanno reso questo livello. La cosa è un pochino... mi dispiace. Là non mi devo dimenticare quella N prima che io vada avanti a fare cretinate. Questo è il fine livello, devo giusto prendere il frutto del labirinto. Ora devo andare a rivedermi... ah giusto, si chiama frutto galassia. Quindi in realtà l'ho già letto, sono io cretino, me ne sono dimenticato. Scusatemi, è un sacco di tempo che non registro. Allora, facciamo il labirinto, il livello è bello che è finito. Ma perché devo ogni volta fare io lo zoom? Cioè, si poteva salvare tranquillamente questa impostazione. Sì, come sempre non devo preoccuparmi dei meteoriti quando sono in questa forma. E dai. Ok, questo come labirinto così a naso mi sembra molto più facile, perché i laser rimangono comunque accesi per qualche secondo. Sono molto più fastidiosi e limitano i miei movimenti. Qua invece posso andare dritto spedito, cioè... devo essere proprio sfigato per essere colpito da uno di questi meteoriti. Ok, qua forse dovevo gestire un po' meglio questa zona. Ho lasciato tutti quei pack pallini di là. Non so se mi... no, che palle. Dicendo, non so se mi conviene usare il teletrasporto, ma a sto punto no. Però è triste finire senza... e che vogliamo fare? Andiamo di nuovo di qua. Tanto non possono raggiungermi. Ok. Cioè, guarda tu. Ma perché ogni volta devo dire questo è più facile, qui non morirò mai, e poi faccio ste figure del cacchio. Ok, proseguiamo. Però è carino che ci concedano soltanto 3 vite, a prescindere da quante ne abbiamo, perché poi sarebbe stato veramente impossibile morire. Bella sta salita qui. Forse è inteso che io debba rompere così la statua? Ma che... andiamo di qua? Beh, così è meglio. E facciamo l'ultimo livello bonus dello spazio. Peccato, è già finita questa dimensione. Quante medaglie slot ho raccolto? Sempre 3. Pare che in un livello ne ho raccolto più di 3, ma potrei sbagliarmi adesso. Forse nell'ultimo livello del secondo mondo, lo sappiamo tutti quanti, è un livello... che cacchio. È un livello più grande del normale. Sta minchiata potrebbe essermi costata il bonus, però vediamo, Dai, devo fare 20 secondi. È tirata la cosa, No, in realtà neanche tanto. Certo, qui mi fa venire l'ansia da 15 secondi addirittura. Cioè, dovrei addormentarmi per perdere adesso. Ok. Con qualche rischio, ma ce l'abbiamo fatta. Adesso mi voglio un attimo impegnare nella slot, perché ho bisogno di fare punti, fare cassa, fatturare. Altrimenti qua a 1 milione non ci arriviamo mai. Ne ho 5 come sempre. Come inizio non è esaltante. No, dai, ma che fregatura. Getto la spugna. Ma perché? Oh, avevo detto che dovevo fatturare e qua sto andando in bancarotta. Oh, finalmente. Cioè, bella figura del cacchio pure questa, però, devo ammettere. Siamo 81, 87, 81? No, credo siano 81. Vabbè, bonus punto. Sì, sono molto punto in questo momento, devo ammetterlo. 3300. Nessun fallimento, come sempre, si fa per dire. E altre 4 vite in saccoccia. 46.000, siamo a 339. Di fatto siamo a metà del gioco, però chissà, magari i prossimi livelli ci permetteranno di fare più punti. E poi... il boss conta nel punteggio, mi pare di sì. Va bene. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkio98 è tutto. Ciao ciao, fatemi sapere quello che pensate sulla lunghezza dei video.